Allora, io parlerò del corso di laurea in farmacia perché facciamo parte, io sono dottoressa Rossella Fioravanti, faccio parte della facoltà di farmacia e medicina e parlerò nello specifico del corso di laurea in farmacia. Più tardi il professor Mai invece parlerà di CTF, che fanno parte tutte e due della nostra facoltà, come ha detto precedentemente non mi ricordo il nome, diciamo il sostituto di Pacchierò. Allora, voglio iniziare questa chiacchierata con questo logo, perché questo logo lo conosciamo tutti, lo vediamo sia sulle insegne della farmacia, sia entrando sul camice del farmacista. Che cos'è questo logo? Questo è il caduceo, che è il simbolo è un simbolo fatto da un bastone su cui sono avvolti due serpenti. I due serpenti sono il bene e il male, e il bastone è il bastone di Mercurio, che ovviamente è l'unico che riesce a tenere in equilibrio le due forze. Questo è per quanto concerne un po' la mitologia. Ma perché il caduceo è simbolo del farmacista? Perché come simbolo del farmacista viene interpretato in questo modo: i due serpenti rappresentano uno la dose terapeutica e uno la dose tossica dello stesso principio attivo. Il farmacista è il bastone alato perché è l'unico che elevandosi sulle due parti, riesce a conoscerle, riesce a tenerle in equilibrio. Perché? Perché è l'unico che riesce a conoscere il dosaggio e quindi la differenza fra una dose terapeutica e una dose tossica. Questa introduzione, secondo me, è fondamentale per capire il farmacista, per capire quindi questo corso di laurea. Allora, il nostro corso di laurea in Sapienza è un corso di 5 anni, come già è stato detto in precedenza, è un corso di laurea magistrale di 5 anni, quindi non è un 3 più 2, ma è suddiviso in semestri. Cosa significa questo? Significa che diciamo, gli insegnamenti dell'anno, di quell'anno, vengono suddivisi in due semestri. Il primo semestre che inizia il 1° ottobre e termina il 15 gennaio, il secondo semestre che inizia il 1° marzo e termina il 15 giugno. Nei periodi in cui non c'è lezione, sono i periodi dedicati allo studio. Quindi il semestre è di estrema utilità per lo studente, perché se segue le lezioni, un po' come si fa a scuola, si segue la lezione, si va a casa e si studia. Al termine del primo semestre e poi a quello del secondo si possono fare gli esami dell'anno. E questo è un gran vantaggio perché non si rimane mai indietro con gli esami. Nel nostro corso di laurea abbiamo 27 esami, di cui 3 sono degli esami a scelta. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che lo studente li sceglie, poi vediamo in che ambito. Ed inoltre questo corso di laurea è particolare perché prevede un tirocinio pre-laurea. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ci si avvicina al mondo del lavoro prima ancora di laurearsi, ed è una richiesta che spesso fanno i ragazzi. Allora, vediamo i nostri corsi, vediamo i nostri esami. I nostri esami li dividiamo in due grandi gruppi: esami di tipo biologico, esami di tipo chimico. È evidente che sia quelli di tipo biologico sia quelli di tipo chimico sono degli esami che hanno come, diciamo, sono costruiti come base generale, ovviamente, la biologia, si conosce la biologia, però poi riportata nell'ambito farmaceutico. Analogo ragionamento va fatto per quanto riguarda gli esami di tipo chimico. Tutti sicuramente conoscono la chimica generale, la chimica organica, diciamo che l'istituto, insomma, un istituto tecnico, quindi lo so per certo che queste materie si fanno, però poi noi andiamo oltre, quindi andiamo a approfondire la chimica, andando ad arrivare per esempio alla chimica nucleare. Ma questo perché? Questo è un insegnamento inserito adesso, diciamo quest'anno. Perché? Perché tra i farmaci ci sono dei farmaci che sono dei radiofarmaci, quindi dove la conoscenza della chimica nucleare è importante per conoscere il farmaco. Ovviamente parliamo anche dell'analisi dei medicinali, e questo adesso lo vedremo più tardi. E poi ovviamente matematica, fisica e inglese, quelle le ho messe da una parte perché in tutti i corsi sono presenti. Questi sono gli insegnamenti opzionali di cui vi parlavo, cioè lo studente tra questi 19 esami sceglie 3 esami che sono a lui più affini. Voglio dire, lo studente che ama la parte biologica magari sceglierà la microbiologia clinica, sceglierà l'immunologia. Quello invece che preferisce la parte chimica potrebbe scegliere chimica delle sostanze naturali, complementi di chimica farmaceutica. Quindi diciamo che si dà la possibilità un pochino allo studente di mostrare le proprie tendenze. Io amo dire che il corso di laurea in farmacia è un corso teorico-pratico. Che vuol dire? Vuol dire che durante i 5 anni
sono previsti quattro laboratori, che significa che ci sono degli insegnamenti per cui è prevista delle lezioni in aula, accompagnate però da delle lezioni in laboratorio. Dire lezione al laboratorio in effetti può sembrare che andiamo in un laboratorio e c'è una lezione. Non è così, perché in laboratorio viene messo in pratica ciò che è stato fatto a lezione. Questo tipo di esercitazioni sono chiamate esercitazioni a posto unico per far capire che ogni studente ha il proprio posto di lavoro e ogni studente fa la propria esperienza di laboratorio. Già iniziamo al secondo anno a fare dei laboratori. Per poi procedere al terzo, al quarto addirittura se ne fanno due, uno al primo semestre e uno al secondo semestre. Questo è molto utile perché permette ovviamente allo studente di comprendere quello che ha fatto teoricamente. Non finisce qui perché prima di laurearsi lo studente deve obbligatoriamente fare un tirocinio di 6 mesi. In realtà 6 mesi sono 900 ore, quindi è obbligato a fare 900 ore di laboratorio, che tradotte significano 36 ore settimanali, che è quasi l'orario di un lavoratore normale. Che cosa fa in queste 36 ore settimanali per 900 ore? Va in una farmacia, che sia una farmacia territoriale, quindi aperta al pubblico, o anche una farmacia ospedaliera, perché la nostra facoltà ha fatto delle convenzioni, dove il tirocinante verrà affiancato da un farmacista, che sarà il suo farmacista tutor. Questo farmacista tutor ha la funzione di fargli comprendere il mondo della farmacia a 360 gradi. Molto spesso quando andiamo in farmacia non ci fermiamo ad una cosa, pensiamo che il farmacista è solo colui che spedisce la ricetta, cioè legge sulla ricetta il medicinale che deve dare, lo incarta e lo dà. In realtà il mondo della farmacia è un mondo molto molto più complesso e lo sta diventando sempre di più perché stanno cambiando alcune cose. E quindi il tirocinante viene introdotto al 100% nel mondo della farmacia. Ma durante questo periodo è obbligato a redigere un quaderno, che è appunto chiamato quaderno di tirocinio, dove annoterà non solo le esperienze che ha fatto, quindi tutto quello che è accaduto, ma addirittura gli approfondimenti tecnici e legislativi e farmacologici inerenti a quell'esperienza. Per esempio, se arriva un farmaco dove c'è un obbligo di ricetta medica, poiché il tirocinio inizia al quarto anno, diciamo che lo studente ha sicuramente il background sufficiente per poter comprendere e quindi fare dei collegamenti con le materie che lui già ha studiato e ha superato, ovviamente. Finalmente arriva il grande giorno e quindi ci si laurea. A questo punto la domanda che sorge spontanea a tutti è: ma allora innanzitutto chi è il farmacista? Beh, il farmacista è un operatore sanitario, esperto del farmaco e del suo uso terapeutico e rappresenta, e questo è importante, un elemento di connessione fra il paziente, il medico e le strutture sanitarie. Voi sapete che se c'è un problema si dice subito andiamo in farmacia. Però la domanda che ci si pone è: ma io una volta che sono laureato in farmacia posso fare solo il farmacista? Beh, sicuramente no, puoi fare anche altre cose. Ah, scusate, dimenticavo una cosa da dire, che è vero che il farmacista lo vediamo come il dispensatore, il consulente, però c'è una piccola cosa che voglio aggiungere, che è abbastanza recente, che recentemente è entrata in, diciamo, quella che viene chiamata la farmacia dei servizi, ma molti lo sappiamo. Che vuol dire farmacia dei servizi? Vuol dire che la farmacia diventa un punto di riferimento per alcuni servizi al cittadino. La più banale che sappiamo tutti, la misurazione della pressione. Però, per esempio, in farmacia possono essere fatti delle spirometrie, alcune farmacie, e può, si può andare a controllare il profilo glicemico, per esempio il profilo lipidico. Quindi, come la farmacia in realtà stia diventando un punto di riferimento sempre più importante per il territorio. Dicevo, però, è chiaro che la domanda è: ma io posso fare solo il farmacista? Sicuramente il luogo dove ha maggiore espressione la professione del farmacista è la farmacia, dove lui appunto oltre a distribuire è un consulente ed è partecipa all'educazione sanitaria. Che vuol dire partecipare all'educazione sanitaria? Beh, non ci dimentichiamo mai che quando noi andiamo ad acquistare un farmaco spesso si chiede al farmacista come lo devo prendere, quindi la posologia, lontano dai pasti, vicino ai pasti, c'è un'interazione, prendo anche altri farmaci, dottore, che dice. Quindi tutto questo è un'attività che fa il farmacista continuamente. Però
Però dicevo, c'è qualcuno che dice io non voglio andare a lavorare in farmacia. E allora si può andare a lavorare con le competenze del farmacista in altre strutture. Allora, facendo la scuola di specializzazione di farmacia ospedaliera, il farmacista può andare a lavorare o in una farmacia ospedaliera o in un'agenzia regolatoria che è l'AIFA o nel sistema sanitario regionale che possono essere le ASL o nel Ministero della Salute, quindi diciamo che ha un'ampia scelta, ma può andare a lavorare ovviamente dopo la laurea e dopo l'abilitazione anche in un'azienda farmaceutica. Nell'azienda farmaceutica può andare o nella distribuzione, quindi come informatore, oppure nell'area del marketing o del regolatorio, ma può insegnare a scuola e ovviamente può intraprendere la carriera accademica. Quindi vediamo che è una laurea, possiamo dire, a tutto tondo, perché in realtà le competenze sono tali che ti permette di accedere a più possibilità di lavoro. L'ho detto, sono veloce, chiudo però con queste immagini che possono sembrare strane. Allora, ho messo una farmacia con le macchine parcheggiate davanti, ho messo una gazzetta ufficiale, ho messo una farmacista che fa un'iniezione. Perché ho messo queste tre figure? Per dirvi una cosa, per dirvi la peculiarità di questa professione. Questa figura professionale, dico, è unica nel suo genere, se ci riflettete, per un motivo semplice, perché è l'unico professionista che svolge la propria funzione in un negozio. E questo che cosa significa? Significa che da un punto di vista logistico, proprio perché è un negozio, lui è sempre reperibile. Se voi dovete andare da un avvocato, dovete prendere appuntamento. Se voi dovete andare da un ingegnere, dovete prendere appuntamento. Se voi dovete andare dal medico, dovete prendere un appuntamento. Se voi dovete andare in farmacia, è andate in farmacia in qualunque ora. Perché questo è importante? Ma perché stando sul territorio è sempre pronto per dare una risposta di competenza. Ho messo la gazzetta perché saprete, lo sappiamo tutti, ormai è un anno e mezzo che lo sappiamo, che siamo avvolti da questa pandemia e che la soluzione alla pandemia sicuramente è la vaccinazione. Però la cosa importante è essere veloci, essere efficaci, essere tanti. E quindi qual è il posto migliore per poter vaccinare? Anche la farmacia. E quindi in una gazzetta ufficiale del 22 marzo, quindi recentissima, è stata data la possibilità ai farmacisti di fare i vaccinatori. Perché è importante questo? Immaginate che nei piccoli centri, soprattutto, magari le persone anziane preferiscono scendere sotto casa e andare in farmacia dove conosco il farmacista per farsi vaccinare piuttosto che allontanarsi. Quindi anche in questo senso le competenze del farmacista sono delle competenze fondamentali per poter svolgere l'educazione sanitaria. Io ho terminato, vi ringrazio e non so se ci sono domande.